La rete non si tocca! Abbiamo bisogno della città di Napoli, della città degli ospedali dell'emergenza e dell'urgenza. Quindi questa è di una gravità enorme, è un atto antico. Tornare all'idea di primo livello con la prima e pronto soccorso. La responsabilità sta di salvarci le vite senza mezzi, e quando dico senza mezzi vuol dire aperti e di svolgere i loro morti. E perché tenevamo ancora qualcosa con la lotta di Loreto, ma lo difenderemo con la lotta, Cosa spiegare di comunità? Si va qualora si esce dagli ospedali dell'emergenza. Non si tocca, lo difenderemo con la lotta. Cittadini, abitanti, scendete giù in piazza. Pareti dell'emergenza, ristrutturato per la rete dell'emergenza. Il livello che ci spetterebbe, perché Loreto che vivi, a cui viene privato il diritto alla salute. Non ci fermeremo, da poi andremo anche a San Paolo. Chiediamo ai cittadini napoletani, viva la nostra salute. La salute di ognuno, tutto, il lavoro, adesso ci vogliamo fare la guerra, ma noi ce la viviamo come napoletani. Nicola Di Frenna, coordinatore del Comitato Pro Loreto. Stamattina siamo qui in Via Marina, c'è stato un flash mob di partenza del Comitato Pro Loreto, siamo con Nicola Di Frenna, organizzatore dell'evento, l'evento che sta prendendo una piega un po' diversa da quella che era la sua natura. Sì, è vero, stamattina doveva essere un flash mob, ma però qualche scammanata si sta ovviamente manifestando. Quello che non erano i programmi della manifestazione. Detto questo, noi protestiamo per il Loreto Mare, per la sanità napoletana, cittadina, che viene trascurata da questa regione Campania. Non è possibile che abbiamo solo il Cardarelli che è sovraffollato e l'ospedale del mare che funziona al 30%. Nel centro della città di Napoli ci sono 400.000 cittadini napoletani che hanno bisogno degnamente di un'assistenza, e la regione Campania e lo Stato centrale si deve interessare a questa problematica. I cittadini napoletani non sono di serie B, questa è una cosa molto importante.